Era una varietà abusiva, perché nel 70, con le venute delle denominazioni di origine controllata, non era stato inserito nell'albo dei vigneti autorizzati, pur essendo presente già alla fine dell'Ottocento. Per far questo abbiamo dovuto fare lo studio con l'Università di Milano per dimostrare che realmente era un vitigno autoctono del posto e non un vitigno di importazione. Di lì nel 2010 abbiamo fatto questo vigneto qua, con 1,20 m, 1,30 m, e lì abbiamo iniziato a portare avanti il discorso della monnasca, tracciando tutto il resto. Facciamo con questa uva qua, facciamo due etichette. Facciamo un metodo classico che arriva dal diradamento dell'uva all'inizio di settembre, così invece di buttarla, visto che è un'uva con una buona acidità, abbiamo provato a fare il metodo classico, un rosé metodo classico. Poi la maturazione avanti, metà di ottobre, così facciamo un rosso importante di invecchiamento. E vorremmo fare un taglio, questo qua è morandella, vediamo un po' cosa viene fuori. Però questo ci vorrà ancora 4-5 anni prima di poterlo assaggiare, i tempi sono sempre lunghi. A sistemare come l'abbiamo lasciato lavorare. Pezzettini molto particolari perché ci permettono di controllare la temperatura sia caldo che freddo, hanno una superficie di contatto molto superiore ai classici, per cui hai un'estrazione superiore e tempi molto più brevi. Dunque, salve, sono Domenico Cuneo, titolare della Cascina Gnocco. Siamo un'azienda dell'Oltrepò Pavese che si è specializzata nella produzione, nella salvaguardia, nella rivalutazione di un antico vitigno dell'Oltrepò Pavese, la Monnasca. Siamo qua in mezzo al vigneto vi aspetto per una degustazione di questo vitigno, di questo vino ottenuto da questa uva autoctona che siamo gli unici a produrlo, che è la Monnasca o uva di Mornico come anticamente chiamata. Bene, top. Ciao, vi aspetto. Va bene?